Col prete qualcuno si scaldava. Ecco, in questa battuta fra l'ironia e il freddo che ci consegna una quasi centenaria abitante delle nostre montagne, era chiuso tutto il senso del vivere, sempre valido a qualsiasi latitudine di età, luogo e cultura. Una conversazione che mandiamo in onda domenica prossima alle 20, che di fatto costituisce una rara lezione di vita, perché del vivere coglie gli indispensabili elementi costitutivi, cioè il sorriso e la capacità di resistenza. Nei fatti il prete era un trabiccolo di legno cui era appeso uno scaldino con delle braccia dentro coperte da cenere e che veniva infilato sotto le coperte per riscaldare il letto nelle nostre case di montagna. Nell'arguzia popolare, però, il nome di quell'attrezzo evocava ben altre sorgenti di calore, quelle di notti birbanti di qualche parroco coraggioso e bisognoso anche lui di un po' di caldo, e quell'umano era sicuramente il migliore, pur se clandestino. Insomma, per contrastare il gelo di quelle lunghe notti invernali serviva anche un po' di ironia fra le restrizioni e le finzioni di una società in quotidiana lotta per la sopravvivenza. Un sorriso che non farebbe male neanche a noi oggi, anzi.